gastronomico denominato le Vie del Freddo, l'antico commercio di Venezia a Noto, è un progetto di promozione turistico-culturale ed enogastronomica che nasce nel 2010 da un'idea di DG Faber Web Agency e azienda di comunicazione con sede a Noto. Il progetto, inizialmente concentrato sulla realizzazione del portale web di promozione turistica e culturale del Val di Noto, si è poi sviluppato in una serie di iniziative di ghiaccio in un periodo in cui ancora non c'erano le innovazioni tecnologiche che servivano per far stare bene le famiglie o per svolgere delle ricette culinarie che si facevano tutto attraverso il ghiaccio. Queste tradizioni servono anche per riscoprire le nostre origini, la nostra cultura e per dare vita a dei progetti, a degli itinerari culturali che vedono tante città in un unico progetto, che deve essere un progetto di valorizzazione del nostro territorio, che deve essere visto non come dare veramente un risvolto culturale e turistico, non soltanto per Noto, ma potrebbe anche riallacciare i territori degli iblei. Grazie. In realtà il ringraziamento è nei vostri confronti, perché riuscite a fare sempre delle manifestazioni che danno lustro alla città e consentono anche di far conoscere attraverso queste conferenze qual è la cultura del nostro territorio, perché oggi non è facile riscoprire quali sono le nostre tradizioni e non è facile neanche tramandarle. E voi avete questo compito come prologo e lo fate benissimo, siete veramente un valore aggiunto per la nostra città e per il nostro territorio. Grazie. Vedete, il freddo, come dicevamo, è un viaggio in un mondo che non c'è più e forse rimpiangerà. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, un ringraziamento al nostro sindaco, per la figura, per aver patrocinato, come diceva Lina, questa manifestazione. E come ha accennato la nostra, diciamo, relatrice di questa sera, io porto al volo la proposta presentata del progetto La Via del Freddo, che mi fu presentata qualche mese fa dalla dottoressa Ercolini, che ringrazio per due motivi. Il primo motivo perché ignoravo il procedimento della conservazione e come avveniva il trasporto del ghiaccio. Il secondo perché mi dà l'occasione di parlare del quartiere della nostra macchina, la macchina con ghiaccio, fortemente denominata, costruita 110 anni fa dai fondatori e padroni, i signori Mary e Mildero. Grazie a loro molte persone di Noto ebbero la possibilità di lavorare per più di 40 anni. Anni addietro, rispetto alla costruzione della macchina del ghiaccio, il mercato del freddo era incentrato sulle attività di raccolta e stoccaggio delle neve. Era in quei tempi un violento commercio e raggiunse il suo massimo sviluppo tra il XVII e il XVIII secolo. Questa raccolta e commercio del neve era concessa in appalto a privati e che sarà meglio illustrata dai nostri due lavori, di cui parlo di Vico Formica, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Ospedale, come ha detto il sindaco, mattatoi, pescherie, consumi, domestici per bibite fresche e sorbetti o per placare le febbri malariche, tutto era affidato alla neve. Ogni palazzo di una certa importanza era dotato di un pozzo per lo stoccaggio del ghiaccio, un consumo stimato in circa 250 tonnellate l'anno. Visti i risvolti e la prima chiusura in muratura di quasi tutte le aperture della fabbrica, il reputo doppiamente fortunato. Primo perché moltissimi anni sono ho avuto l'occasione di fotografare l'interno con i macchinari che state vedendo scorrere alle mie spalle. Secondo perché ho avuto il piacere di intervistare alcuni cittadini che abitavano tra via Mandalà e via Romini, di cui uno di questi fu il signor Marziale,
un gentilissimo signore, ex lavoratore che allora aveva circa 96 anni, quindi oggi avrebbe più di 120 anni. Il signor Marziano mi confermò che la fabbrica anticamente era composta da tre grandi vani e mi raccontò che durante il periodo della produzione prendeva un compressore con l'azoto liquido o altri tipi di gas simili e trasformava l'acqua in lastre o balle di ghiaccio. Le lastre, dopo un procedimento di essiccazione, solidificazione ed altri trattamenti vari, venivano confezionati in barattoli liberi e avvolti in tela di uva e venivano conservati in contenitori di legno rivestiti internamente di metallo e con i carretti poi venivano trasportati per tutta la città di Novo e oltre. Tutti quelli il mondo era diverso, ci divertivamo molto di più. Nel possedere un frigorifero in ogni casa d'Italia abbiamo dovuto aspettare fino agli anni 60. Grazie. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. In realtà la mia è una incursione, non era previsto un mio intervento, anche perché ci sono ospiti molti più illustri di me che fanno diciamo da apripista verso queste iniziative. Però volevo esserci per due ragioni. Uno perché, come diceva bene l'amico Corrado Figura, è importante stringere sinergie tra le varie comunità che possono essere piccole o grandi, ma tutte legate da un unico filo conduttore che poi è la nostra tradizione, la nostra storia. Al di là del fatto che Buccheri possa essere il comune più alto degli Iblei, il nostro possiamo considerarlo il più basso perché siamo a mare, ma questo non significa nulla se non il fatto che queste tradizioni ci collegano, queste iniziative ci collegano e possono essere sicuramente un anno di sviluppo per quello che è la vocazione naturale dei nostri territori, perché al di là delle semplici e singole peculiarità siamo paesi turistici, siamo città turistiche, siamo realtà che devono... Domenica, sì, allora dopo un po', allora io vengo a e vi magari adesso io se riesco, eccolo qua, vi faccio vedere, vi sopra la premiata tipografia Corrado Orecchia, ricordate dove era conseguita nel terzo municipio, l'annuncio dell'inaugurazione e poi la pubblicità del Caffè Sicilia. Caffè Sicilia che organizzò, dicevo, e questi due imprenditori sono stati particolarmente coraggiosi, perché vi era una crisi economica notevole, ma noto, come quasi sempre, non brillava dal punto di vista politico. Dal 1907 al 1910 ci sono state ben tre sindaci a Roma, ben tre sindaci. Successivamente, il fatto che la Sicilia, che a molti è conosciuta come la terra del sole, del mare, del caldo, in realtà ha l'altra faccia, che è la faccia quella dei monti. Tant'è che in effetti è un'isola più che altro fatta di corpi, di altopiani, di monti, cioè l'unica pianura che c'è è quella di Catania, eppure è assimilata a questo concetto, no? del mare, del caldo. In realtà c'è questo mondo che è meno conosciuto e che però può essere un volano veramente di lancio di quello che oggi è un turismo in crescita e che è il turismo slow, a livello etnografico, esatto, e poi appunto se si vuole avvicinare poi può dare il suo contributo. E le vie del freddo significa proprio questo, le vie che collegano i paesi degli altri monti Iblei, quindi Chiaramonte Golfi, Monte Rossalmo, Buscemi, Buccheri, Palazzola Creide, con le cittadine della costa. Perché? Perché queste trasversali, chiamiamole così, sono le antiche trasversali. Intanto grazie per l'invito e questo è un filo conduttore che accomuna tutti i monti Iblei. A Chiaramonte ci sono le miniere e per me è un'occasione per lanciare anche una proposta, visto che
la dottoressa Ercolini è un'esperta di comunicazione per nuove forme di turismo. Io rappresento anche Piplede, quindi il comune di Monterosso e Gerratana, ne sono diventato il presidente da poco, e per noi il riscoprire la riviera significa riscoprire una cultura, una tradizione, quella della sorbetteria. Se pensate che la sorbetteria... Buonasera a tutti, io vi ringrazio per l'invito e ringrazio soprattutto Francesca quando quel giorno mi ha chiamato dicendo che dobbiamo siglare un protocollo d'intesa, e questo invito è stato colto al volo, anche perché vengo di buon grado ogni volta qui a Noto, l'ennesima volta che sono qui, e devo dire che tutte le conferenze fatte, cui ho preso parte, hanno veramente una rilevanza molto importante e che hanno girato. Buonasera a tutti. Esatto, proprio perché si devono toccare quello che noi abbiamo in mente di toccare, i 5 punti che grazie a Dio sono stati quasi tutti toccati. Si divide in due parti, una parte letteraria che dovrebbe comprendere tre volumi. Il primo l'abbiamo fatto, quindi tavolo madre del progetto, le cucine della terra del Verna. Non ci scordiamo che quest'anno Verna compie 100 anni dalla morte. E non ci scordiamo che Verna fosse stato uno dei primi delle nostre aree a fare un turismo che girava. Ed è stato anche a Noto, qui c'è una bella storia del Verdi con Mascagni a Noto. Poi l'altro è la cucina delle Pontelle, che ci stiamo lavorando. E poi la cucina di Carlo Maregato, di Franciforte, perché abbiamo diviso i Monti Blei in tre parti. E l'altro, diciamo, 15 giorni fa. Sindaco, per il patrocinio, per averci concesso il patrocinio della manifestazione, i vari relatori che magari non hanno, la dottoressa Ercolini, eccetera, eccetera, per colpa tutte. E ora possiamo recarci tutti sul terrazzino del Palazzo di Roma, dove ci sarà una dimostrazione dal vivo di come si realizzava il sorbetto. E la cosa bella, io penso che la potremo anche gustare, vero? E questa specialità ci è stata offerta dall'osteria, un locale di Bucchetto. Per questo momento, grazie. Saranno... La cosa più importante. No, la cosa più importante. Lo vedere? Aspetta. Ci metto un ghiaccio, ghiaccio e sale, i due opposti si attraggono. C'è un metro buio della mangiare. Ora è alcolico, ora facciamo l'acqua. Ci metto un po' di questo giustamente io. Cose semplicissime, poi lei ci può mettere quello che vuole. Ci vuole mettere ora che ci sono i mori, ci sono i ceusi. A settembre abbiamo tra una ventina di. Signora Stelle Pennock, presto con sta torcia. Presto con sta torcia. Ah, visto. Mettila al centro. Si sta addensando. Allora, in pratica, dal 1500, seconda metà del 500 fino all'800 era questo il metro. Poi nell'800 fu questo qua, a mano. Oh, allora, qui ci sono i cucchiaini, qui ci sono le cose e il cucchiaio per prenderlo. Ecco qua. Grazie a lei. Uno per il sindaco. Dov'è? Qua dietro. Dov'è? No, è un po' di sapo. Ora ci tocca venire a pranzare da voi. Quando apriamo, signore? Sta cucina in play. Perché? Siamo chiusi per bere, ma io sto già vogliendo il chiossare. Buono.
Vuole cucchiaio, vuole cucchiaio. No, questo niente, signore. Meno male che non ha fatto fare questa figura. Senza appetito, senza niente. Lo conosco.